abbiamo ritenuto necessario pubblicamente confrontarci con la città per esprimere una valutazione sul livello di barbarie istituzionale nel quale siamo costretti a confrontarci e a discutere, purtroppo rimandando quasi scientemente quelli che sono questioni aperte e che riguardano i destini della città. Per cui io in principio voglio esprimere la mia solidarietà in quanto umana, prima ancora che istituzionale, a Ida Grella, che su tutte ieri ha riconosciuto con consapevolezza la sacralità del Consiglio Comunale, alla quale però ha corrisposto un silenzio assordante da parte dei colleghi del Partito Democratico, da parte dei colleghi della maggioranza, da parte del sindaco, volendo sottolineare che questo mutismo, questo silenzio, in realtà è un silenzio che io stessa ha conosciuto molto bene e al quale quindi il Partito Democratico costringe tutti coloro che compiono una scelta e consigliano un gesto sincero. Per la verità non avrei mai desiderato parlare ancora oggi che sono uscita dal Partito Democratico dell'inadeguatezza del Partito Democratico, ma la fuga vile che ieri si è consumata in consiglio e la scena è stata davvero vergognosa e indegna di quanti hanno indossato cappotti, imbracciato borse per andare via e lasciare un consiglio comunale, spiegare la città alle dinamiche tutte quante interne al Partito Democratico, è un gesto che restituisce la cifra di un partito irresponsabile che fa dimettere sindaci per bene e invece sostiene amministratori inadeguati e incapaci. Ieri avremmo dovuto parlare di questioni aperte sulle quali la città aspetta una risposta. La frustrazione di tutta quanta l'opposizione si trova tutta in questo punto, il capitolo di spesa per l'esproprio dell'isolimica, ma ci rendiamo conto ancora una volta che come dire, l'esproprio e la bonifica non avviene, ed è un'ulteriore conferma, né a mezzo stampa, né con slogan, né con carte bollate, né azzerando un capitolo di bilancio. Avremmo dovuto parlare del consorzio universitario e di quanto, per quello che mi riguarda, chiaramente la mia posizione, il consorzio sia una struttura obsoleta che non forma, come dire, l'emancipazione dei giovani perché abbiano condizioni di vita migliori lavorando nella città nella quale vivono, ma che, come dire, si prende cura di vivacchiare in maniera, come dire, non sufficiente per quanto riguarda quella che dovrebbe essere la costruzione di un'infrastruttura formativa alla quale il Comune Cavoloso sarebbe chiamato. Avremmo dovuto parlare dell'Eliseo e dell'apertura di un capitolo di spesa dopo come dire, il confronto e il chiacchiericcio in aula di lunedì, ma ancora una volta quando si tratta, come dire, di tradurre in pratica con gesti finanziari che servono ad attuare le politiche che l'amministrazione dice di voler realizzare, risponde il vuoto. Io mi trovo costretta a riconoscere ancora una volta che la città è sotto scacco di una maggioranza che si spacca e si ricompone a seconda delle contingenze, che favorisce questo o quel gruppo a seconda delle scalate a via tagliamento, e onestamente mi trovo, come dire, davvero mi sento mortificata come consigliere comunale quando non abbiamo, come dire, a cuore i destini della città, ma si antepone il destino di un partito, di un segretario alle questioni aperte. Purtroppo mi rendo conto che quello è un partito che rende ciechi di fronte alle miserie e rende muti di fronte ai disastri che compie, e non bastano più, per quello che mi riguarda, le posizioni critiche da parte di esponenti del Partito Democratico che stanno in maggioranza. Chiunque abbia davvero a cuore i destini della città e abbia la consapevolezza del ruolo di rappresentanza che occupa non dovrebbe esitare a staccare la spina.